Droga a tonnellate, fiumi di cocaina e di marijuana importati da Olanda, Spagna, Grecia, Albania per rifornire le piazze di mezza Italia, tra le quali Prato e Firenze. A 7 anni dall'operazione della Guardia di Finanza che, coordinata dalla DDA, arrestò 17 albanesi accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti e all'importazione e allo spaccio in Italia, il Tribunale di Prato ha inflitto complessivamente quasi 60 anni di carcere a 5 imputati, tutti albanesi tra i 30 e i 45 anni, e ne ha assolti altri 4, anche loro albanesi. Gli altri imputati erano stati già condannati con riti alternativi. 18 anni e 6 mesi la condanna più pesante, 5 anni quella più lieve. Il pubblico ministero aveva chiesto ai giudici di condannare tutti con pene comprese tra 24 e 12 anni. Partendo dall'arresto di uno spacciatore a Prato, gli investigatori misero insieme i tasselli di un mosaico più vasto a carattere internazionale, oliata la capacità del gruppo di albanesi di contrattare, gestire, importare e distribuire ingenti quantitativi di droga usando 4 canali in particolare: Olanda e Spagna per la cocaina, Grecia e Albania per la marijuana. Il gruppo poteva far conto su un'articolata e capillare organizzazione di persone che, una volta arrivato in Italia lo stupefacente, si occupava di piazzarlo in Toscana, Lazio, Sicilia, Puglia, Calabria e Emilia-Romagna. Enormi i quantitativi sequestrati dagli inquirenti a più riprese durante la lunga e complessa indagine. In tutto si parla di 2 tonnellate di marijuana e di 30 kg di cocaina.